seconda parte dell'intervista per sportsmall.it, siamo sempre qui col presidente regionale del CONI Lombardia, Oreste Perri, e ci chiedevamo appunto, oltre a tutte le cose da preparare in vista ormai di settembre, che riparte la stagione sportiva, quello che è il rapporto che tu vorrai instaurare con il mondo dei giovani che praticano sport, e l'avviamento allo sport, allo sport di base. Allora, io credo che intanto ci siano diversi ruoli nello sport, per esempio lo sport formativo, educativo per i giovani, lo sport agonistico per gli atleti che diciamo, sono proiettati verso prestazioni di alto livello e lo sport anche per come salute, come mantenimento della salute oppure anche come recupero. Cioè, lo sport è un po' diciamo diversi ruoli nella nostra società. Stiamo improntando un buon lavoro sull'attività giovanile, l'attività giovanile che non deve essere improntata sulla ricerca del campione, ma deve essere improntata sulla formazione dell'uomo che potrà diventare campione se vorrà o potrà essere un elemento importante per la società, un uomo che rispetti le regole, un uomo che abbia una persona, che abbia gli obiettivi chiari, perché una delle cose che si imparano nello sport, oltre ai gesti sportivi, è anche si impara a vedere gli obiettivi, a porsi degli obiettivi. Se l'obiettivo è chiaro, diventa facile impegnarsi e diventa anche bello impegnarsi. Se l'obiettivo è degli altri, diventa un sacrificio impegnarsi. Ultimissima domanda, che cos'è essere, cosa significa essere il presidente del CONI Lombardia? Ma prestare attenzione a tutte le attività, da quella scolastica a quella delle federazioni affiancate, non sostituirsi alle federazioni, ma Fiancarle. affiancarle per così poter essere di supporto e promuovere lo sport anche diciamo per la salute, perché lo sentiamo dire spesso. Una sana alimentazione unita all'attività sportiva previene anche molte malattie, quindi con un risparmio sui costi, ecco. Allora è importante che il CONI segua un po' tutte queste attività e trovi il modo per poter essere efficace in tutto quello che appunto ho detto. Un saluto agli amici di sportsmall.it. Ma un saluto e spero di potervi incontrare per strada, che mi diciate e magari mi diate anche dei suggerimenti, perché io la cosa non ho la presunzione di chi dice farò sicuramente bene, non sbaglierò niente.